Ciao buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti al pagellone da 0 a 10 della 15ª giornata di Serie A. Prima di iniziare vi ricordo che in questo preciso istante su Spotify sta uscendo un mio podcast ufficiale, il 7º, il 3º della puntata della collana Eroi di Calcio, quindi facciamoci un salto, mi raccomando, che ci tengo tantissimo, anche perché ragazzi ultimamente stiamo andando benissimo, siamo 54esimi in Italia e primi barra secondi nella categoria sport e spettacolo, quindi mi raccomando fateci un salto, link in descrizione, perché ci tengo veramente tanto. Detto questo, il pagellone da 0 a 10, che cosa prevede il pagellone? Ovviamente darò un voto da 0 a 10 a squadre, situazioni, calciatori, ma non ci saranno tutte le squadre, non ci saranno tutti i calciatori, quindi evitate di chiedermi ma questa squadra dov'è, ma quell'altra dov'è, semplicemente ho scelto di non inserirla per questa settimana. Detto questo, lasciate mi piace, mi raccomando, perché ci tengo, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto e noi 3-2-1 partiamo subito. Voto 0 agli ennesimi punti persi dal Napoli. Ancora nulla di fatto per vedere i partenopei con in mano i 3 punti. Settimana scorsa avevano perso, quella prima pareggiato, quella prima ancora X, quella prima perso, ancora prima pareggiato e prima ancora X. Il Napoli, pensate, non vince dal 19 ottobre. Fra poco festeggerà i 2 mesi senza vittorie. In 7 partite ha totalizzato 5 punti. Pensate solo che il Genoa terz'ultimo e in zona retrocessione nelle ultime 7 ha fatto un punto in più del Napoli. Fatico a ricordare una catastrofe così netta. Una squadra che puntava allo scudetto, che in estate ha preso il miglior centrale di difesa della Roma, una delle ali d'attacco più desiderate del panorama calcistico e un ottimo terzino, adesso si trova a più 10 dalla salvezza e a meno 8 dalla Champions. Lo scudetto ormai dista 17 punti, sono riusciti a perdere 17 punti dalla vetta in 15 partite. Anche l'Europa League dista ora 7 punti, assurdo. Voto 1 alla SPAL ultima. Quanto è difficile valutare questa squadra? Qualcuno dirà senz'altro che si è suicidata privandosi di Manuel Lazzari e non c'è dubbio che la squadra di Ferrara avrebbe assolutamente usufruito della sua presenza qualora l'avesse ancora in rosa. Ma i bianco-blu non sono solo Lazzari, lo ripeterò fino all'infinito. Il gioco di semplici non è sparito, va solo riorganizzato, 9 punti in 15 partite sono pochini, ma il gruppo in generale lascia ben sperare, sia chiaro, sono assolutamente fiducioso su di loro. Ma con la sconfitta maturata ieri nel super scontro salvezza fanno 3 punti nelle ultime 8, e no, non ci siamo. Voto 2 all'immensa noia della Fiorentina. Perdi anche questa contro il Torino, assurdo. 4 sconfitte di fila e la cosa assurda è che sono arrivate contro Verona, Lecce e Torino. L'altra che non ho citato è arrivata contro il Cagliari, che ci potrebbe anche stare vista la potenza di questa stagione dei sardi. Se non fosse che Drongoski ha preso 5 gol. È la squadra più strana del campionato, ve la riassumo così. Ha fatto 0 vittorie nelle prime 4, poi 3 vittorie di fila, un momento di stallo e ora di nuovo giù nel baratro. Pesa molto non avere il centravanti pesante, quello da 20 gol alla stagione, ma in generale il gruppo ci sarebbe anche. Adesso però ci sono Inter e Roma e Montella si gioca le sue ultime cartucce, però occhio che se dovessero arrivare 2 sconfitte, i viola potrebbero finire direttamente in zona retrocessione. Voto 3 alla Samp di Ranieri, né carne né pesce. Mi fa pensare tutta questa situazione. Prima di tutto ci tengo a precisare una cosa, la Samp da quando c'è Ranieri comunque non sta facendo malissimo, però mi risulta indecifrabile. Perde col Parma in casa quando mi aspetto come minimo dei punti, poi mi fa il partitone in casa del Cagliari meritando più di quello che ottiene. Vince ottimamente gli scontri salvezza con Spalle Udinese, ma poi perde a Bologna e pareggia in casa con il Lecce rischiando il peggio, salvo però poi bloccare Roma e Atalanta, al momento una squadra impossibile da decifrare che per il risultato dell'ultima giornata merita un voto tutto fuorché positivo, ma che comunque lascia ben sperare per il futuro. Voto 4 alla prima sconfitta stagionale della Juventus. Sia chiaro, non voglio offendere nessuno, ma secondo me stavolta la Juventus si merita il 4 e se vuole vincere lo scudetto da qui deve ripartire, con testa bassa e pedalare. Gli juventini in modo lezioso hanno sempre insultato Allegri, consci del fatto che con quel giocatore, con quei giocatori, con quei nomi, si poteva giocare bene e vincere. Preso Sarri, il vate del bel gioco in Italia, hanno comunque fatto bene a livello di risultati, fin qui 11 vittorie e 3 pareggi, ma faticando più del previsto e sicuramente non producendo il bel gioco che tanto chiedevano. La sconfitta contro la Lazio è un capolavoro della squadra biancazzurra, che addirittura fa perdere un altro punto dall'Inter alla vecchia signora. Sconfitta meritata che arriva suonando come uno schiaffone. Adesso dovranno riorganizzare le idee. Voto 5 al big match Inter-Roma. Da una parte la Roma senza portiere e centravanti, dall'altra l'Inter senza centrocampo. Doveva essere il match stellare della 15ª giornata, è stato invece una noia mortale. L'Inter lasciava il pallone giallo-rossi perché non capace di impostare con quei centrocampisti, ma i capitolini facevano un possesso di palla sterile che non andava mai a portare la sfera dalle parti di Handanovic.
L'Inter ci provava solo ed esclusivamente su errori giallorossi. Alla fine ne esce uno 0-0 brutto e noioso, che rende il Friday Night felicemente skippabile. Ah, una cosa importante. Eh sì, che ma il commento di Caressa? Non lo so, non l'ho sentito, ragazzi. Stavo commentando la partita in diretta con Dexter, andato a vedere il video, tra l'altro. Voto 6 a Sassuolo e Verona, che giocano bene e crollano alla fine. Il Sassuolo prende gol al 90esimo da Ragazzu, chi dopo aver avuto anche la possibilità di andare sul 3-1. Il Verona fa una sontuosa partita e poi la perde al 93esimo dopo essere stata avanti per 1-2. Due squadre che giocano bene a calcio e che affrontano due avversarie più forti e più complete, ma alle quali vanno dati tutti i meriti possibili. Voto 7 al Milan punto su punto. Soffre e non c'è dubbio, ma Pioli pian piano ci sta capendo qualcosa. Quello del Bologna non è mai un campo facile e i rossoblù non sono mai una squadra abbordabile. Il diavolo vende cara la pelle e alla fine se la tiene anche addosso. Bonaventura diventa leader, Çalhanoğlu si fa vedere, Piontek torna a sparare e Theo Hernandez se la gioca con Italo Treno. Per i rossoneri è la seconda vittoria di fila, la seconda sofferta. Di sicuro i sostenitori del Milan vorranno qualcosina in più, ma intanto pian piano stanno risalendo la corrente. Voto 8 alla riorganizzazione di Mazzarri. La partenza del Toro era stata da galera e fin qui siamo tutti d'accordo. Addirittura Mazzarri era finito sulla graticola. Motivo? 11 punti in 11 partite e la zona retrocessione manco troppo distante. Poi però ha iniziato a sentire la puzza di bruciato il mister, ha riorganizzato le idee e ha iniziato a correre. Prima la vittoria contro il Brescia in modo più che ridondante per 0-4, una sconfitta contro la capolista di oggi, l'Inter, che ci sta, e infine le due brillanti vittorie contro Genoa e Fiorentina. Ad oggi il Torino torna ad essere a meno 8 dalla zona Europa, niente male Walter. Voto 9 al Parma di D'Aversa, al quale nessuno avrebbe dato un euro. Già dalla categoria in cui D'Aversa ha preso il Parma nessuno gli avrebbe dato un euro. Lui vinceva in modo fortunoso spesso, giocando anche abbastanza male e veniva sempre messo sulla graticola dei tifosi. Gli veniva data la grande colpa di una squadra che giocava col catenaccio e contropiede contro avversari nettamente più scarsi. Poi il Parma vince, la categoria sale, la competizione aumenta e gli avversari diventano senz'altro più importanti. Ma il Parma continua a stupire. La vittoria a Genova era tutto tranne che scontata e arriva dopo aver vinto anche qualche gara importante, tipo quella contro la Roma, ma anche i pareggi contro l'Inter e Fiorentina, ad oggi crociati, hanno gli stessi punti del Napoli e ancora di più di Milan e Torino. Beh, non male direi. Voto 10 ad Atalanta e Cagliari, belle favole del nostro torneo. Continua la favolosa volata delle due belle favole. L'Atalanta ormai non si sa più se chiamarla favola o meno, ma questa loro costanza, nonostante il passare degli anni, li conferma sempre come una sorpresa. Tu pensi che hanno fatto bene l'anno scorso e non si ripeteranno, invece si ripetono. Pensi che si sono ripetuti, ma con l'Europa è impossibile che correranno ancora in campionato, invece corrono. Pensi che però con la Champions da giocare la musica cambierà e ancora non cambia. E poi c'è il Cagliari, che ha fatto un mercato sontuoso, ha spese investito, si è riorganizzata e ora gioca come si deve. Continua a far punti alla fine, spesso con giocatori che non t'aspetti, come Cherry Ragazzu, ma è quarta, con gli stessi punti della Roma, 29 in 15 partite. Facciamo un po' di calcoli. Una media di circa 73 punti finali, piccola curiosità. Se sommiamo i punti del Cagliari dello scorso anno e di quello prima, fanno 80. E quest'anno potrebbe fare 73 con questa costanza, pazzesco. Altra piccola curiosità, andiamo indietro di 10 anni, insieme Cagliari e Atalanta facevano 79 punti. Quest'anno in prospettiva ne faranno 145, questo significa vera organizzazione, chapeau. Voto 10 e lode, mi duole dirlo, ma da morire, alla Lazio assurda che stiamo vedendo. Ciro Immobile primo nella classifica europea della Scarpa d'Oro per distacco. Luis Alberto primo per distacco nella classifica dei migliori assist man. Fiorentina, Torino, Milan, Lecce, Sassuolo, Udinese e infine Juventus. I biancazzurri hanno vinto tutte le ultime 7 partite, 21 punti in 7 partite. In questo campionato una media punti finale di 84, hanno battuto la Juventus che ancora non aveva mai perso, sbagliando anche un calcio di rigore. Si portano a meno 3 dai campioni d'Italia e a meno 5 dalla capolista. Staccano la quarta di 4 punti e vincono in campionato in casa contro la Juventus dopo 16 anni. Quello che stanno facendo è veramente pazzesco. Questo era il pagellone della 15ª giornata di Serie A. So che questa serie vi piace, quindi ragazzi vi chiedo tantissimi mi piace qui sotto per continuare a portarvela per la 16ª, 17ª, 18ª e magari alla fine del girone d'andata ci sarà anche qualcosa di curioso e di carino. Spero veramente di riuscire a portarvelo, quindi mi raccomando like, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Buon ciao all'allene come sempre. Ci vediamo ad un prossimo video.